le altre notizie dal mondo dei motori. Dalle vetture agli autobus completamente autonomi fino agli elicotteri nati per agevolare gli spostamenti nelle città del futuro. Il mondo dell'auto e della mobilità si riunisce a Torino in occasione di VTM, la convention internazionale dedicata al futuro e all'innovazione, organizzata dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Torino. Tante le idee che puntano a rivoluzionare il mondo dei trasporti, come l'autobus di domani, autonomo e dotato di carica wireless, ma anche il taxi volante con 150 km di autonomia. È un progetto finanziato dal governo tedesco che comincia già a strutturare quello che potrebbe essere, diciamo, il taxi aereo in città o in regioni ristrette. Qui al VTM abbiamo presentato diversi tipi di tecnologie. C'è sia la propulsione elettrica, ma c'è anche l'idrogeno. Addirittura Pininfarina ha presentato un prototipo di hypercar totalmente ad idrogeno. All'evento, a cui hanno partecipato 230 buyer internazionali, imprese d'eccellenza del territorio, ma anche start-up provenienti da tutto il mondo, anche l'hypercar elettrica disegnata da Fabrizio Giugiaro e la rivisitazione della storica Lancia Aurelia 037.